Quindi io incontravo una fortissima reazione e sentivo che un giorno sarebbe arrivata come una grande ondata di plastica che avrebbe coperto tutto il mercato delle barche anche in Europa. Per fortuna mia ero amico di Dick Bertram, costruttore e pioniere della famosa Bertram di Miami, no? Quale Dick Bertram? Ci ha prestato due stampi, uno per un 20 piedi che si chiama Bahiamar e l'altro stampo di 25 piedi che era lo Sport Fisherman. Noi abbiamo cominciato con questi stampi che ci aveva prestato, modificando per forza di cose le linee esterne, cioè tutta la sopracoperta e i flambis, gli interni, quelli ho dovuto farli all'italiana perché il gusto è nato dentro di noi e avevamo anche paura che lo scafo tale e quale come era fatto in America non era ben visto da noi italiani, capisci?